parlare il presidente Romeo, ne ha facoltà, prego. Sì, grazie presidente. Sulla questione pregiudiziale presentata dalla Lega, ma anche sulla dichiarazione di voto, anche sulla pregiudiziale presentata dai colleghi. Naturalmente l'illustrazione che ha fatto il senatore Urraro, l'illustrazione del senatore Vitali, la dichiarazione di voto del senatore Balboni sono sicuramente esaurienti sotto il profilo della violazione degli articoli della Costituzione. Il tema della pregiudiziale verte soprattutto su questo, e tra l'altro l'avevamo presentata già anzitempo, mettendo in evidenza tutti gli elementi e tutte le criticità che questo decreto e questo provvedimento porta con sé. Però sulla dichiarazione di voto mi sembra anche giusto, visto che la giornata di oggi è stata una giornata abbastanza intensa, sottolineare le motivazioni che hanno sostanzialmente spinto la Lega ad occupare oggi i banchi della Commissione Giustizia. Sono questioni di metodo e di merito. Sul metodo l'abbiamo sottolineato più volte, che mi si venga a dire come ci comportiamo male o qual è il rispetto, poco rispetto istituzionale, perché andiamo ad occupare un'aula, ecco qui il poco rispetto istituzionale c'è da parte di una maggioranza e di un governo che non ci approvano un emendamento e non hanno nessuna voglia di discutere sulle questioni che vengono portate, presentano, forzano con gli emendamenti, come abbiamo sottolineato, di fatto senza avere il parere della quinta commissione, cosa che non era mai accaduta, e che puntualmente si pone sempre la fiducia. Quindi qui, di poco rispetto nei confronti del Parlamento, c'è l'atteggiamento dell'attuale maggioranza e dell'attuale governo. È il minimo sindacale che noi possiamo fare, lo dico anche alla Presidenza, quella di occupare l'Aula, perché diteci voi quali sono, quali potrebbero essere gli strumenti per poter far sì che le minoranze possano essere ascoltate e possano dire la loro sui vari provvedimenti. No, tempi rapidi, di fretta, non si discute, non si accetta nulla, non c'è il confronto politico, alla fine no, noi andiamo avanti, abbiamo i numeri, legittimo, però è il minimo che noi possiamo fare, quello della Lega, di mettere in evidenza determinate questioni. I temi e le tematiche sono tantissime, illustrate in commissione, ci sarà la discussione generale, probabilmente ci sarà la discussione sulla fiducia, anzi addirittura sembra che il testo della fiducia sia già pronto, quindi vi siete già preparati per tempo, a discapito di tutto quello che potevamo discutere o votare in commissione. Ulteriore testimonianza del fatto che proprio delle minoranze non vi guardate minimamente, ma è anche una questione di merito, perché oggi pomeriggio si è consumato davvero un episodio molto spiacevole, perché nel provvedimento, che si può criticare da un punto di vista tecnico, violazione di regole o quant'altro, di fatto andiamo ad ampliare tutti i poteri legati alle intercettazioni su tutte le tipologie di reato possibili, immaginabili, tranne sul tema della pedopornografia. Questo lo dovrete spiegare agli italiani. Lo dovrete spiegare agli italiani. Perché su questo tema si fanno i distinguo, come su tutte le tipologie, avanti, bisogna ultroia, utilizziamo tutti i sistemi possibili, anche laddove le stesse aziende non garantiscono che da quando vengono fatte le intercettazioni e quando vengono trasportate alla procura non vengano alterate o i dati non vengano alterati. Ve ne fregate di tutto questo, tutti i reati, avanti. Poi c'è da chiedersi come il PD possa votare un provvedimento del genere, ma poi avremo modo e tempo di spiegarlo. Una forza politica che si definiva garantista, magari la stessa Italia Viva. Però il tema è quello del come è possibile, di fronte a un emendamento che tra l'altro chiedeva sostanzialmente di ampliare quello che già oggi è previsto per alcune tipologie, anche la possibilità di poter fare intercettazioni per andare là a scovare chi detiene il materiale pedopornografico, chi ce l'ha nel computer. Quindi questa era semplicemente la nostra volontà. Ma di fronte a un emendamento sul quale abbiamo anche dato la nostra disponibilità a discutere,
La risposta è stata assolutamente no. Un argine completo su questo tema non si tocca. Allora, scusate, ci viene il sospetto, guardando un po' nel corso dei mesi quello che è successo, che quando si tratta di contrastare alcuni reati che riguardano i minori, l'attuale maggioranza un po' si blocca. La commissione speciale d'inchiesta, quella d'inchiesta sul Forteto, quanto ci abbiamo messo? Quanto tempo ci abbiamo messo per arrivare finalmente alla definizione? Cioè, ancora un po' arrivava alla fine della legislatura e la commissione d'inchiesta non era ancora insediata. Sulla videosorveglianza negli asili nido e nelle RSA, con tutti gli episodi di violenza che ci sono, abbiamo firmato tutti un provvedimento, ma è lì bloccato perché dal governo non arrivano i pareri. Questa è la verità. Oggi affrontiamo il tema della pedopornografia e iniziano i distinguo, no, aspettiamo, facciamo l'ordine del giorno, vedremo, cambiate poi con un provvedimento. No, qui non è l'ordine del giorno, cioè già facciamo le leggi, non vengono neanche fatti i decreti attuativi, figuriamoci se un ordine del giorno può avere la speranza di poter arrivare fino in fondo. È una presa in giro nei confronti di tutti e di fronte su questa tematica dovrete rispondere agli italiani, perché è davvero scandaloso con tutto quello che succede, perché è davvero poco rispettoso nei confronti degli abusi sui minori di tutte le nazionalità, sia chiaro, ma è vergognoso che non ve ne prendate assolutamente cura. Per questi motivi voteremo sì alla pregiudiziale, perché non c'è motivo più grande di votare una pregiudiziale che quello che è stato espresso in quest'Aula da noi che siamo intervenuti. Grazie.